Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere dopo un anno il video nuovo su come faccio la speratura. Questo perché comunque in molti mi avete fatto domande, il video non aveva una qualità decente e adesso sto provando a registrarlo di nuovo. Vediamo insieme le uova che sto incubando. Questa è l'incubatrice artigianale, quella che vi ho già fatto vedere in altri video. Ho fatto delle modifiche che chiaramente vedremo insieme in un prossimo video. E adesso vediamo nel dettaglio poi le uova, come possiamo riconoscerle. La speratura in questo caso la faccio al quinto o sesto giorno, quindi non prima perché chiaramente si rischia di non vedere nulla. E niente, adesso vediamo alcuni esempi di cosa dovremmo vedere con una torcia LED all'interno delle nostre uova. Ecco il caso di un embrione che ha iniziato lo sviluppo ed è morto. Qui infatti non abbiamo più vene, abbiamo semplicemente degli aloni rossi che si differenziano bene dal vivo rispetto alle altre uova. Qui in questo caso viene chiamato anello di sangue, quindi è iniziato lo sviluppo dell'embrione, poi è morto e quindi rimane il residuo del capillare che ha collassato. Non è visibile nient'altro, non si vede movimento all'interno, quindi l'uovo si può scartare. Di solito è dovuto o a un embrione troppo debole oppure a una cattiva alimentazione in fase di accoppiamento dei riproduttori oppure a errori nei fattori di incubazione che possono inficiare lo sviluppo. Ecco, questo è un uovo dove è iniziato lo sviluppo l'embrione, infatti possiamo vedere tutte le reti capillari, le vene, quindi questo uovo è fertile al quinto giorno. E quindi possiamo continuare l'incubazione. In questo caso il guscio è leggermente più scuro, però si possono comunque intravedere le vene. Infatti l'uovo ha iniziato a svilupparsi e quindi questo lo possiamo tenere. Ecco un altro uovo, qui non si vede nulla, l'uovo è esattamente uniforme. Non ha né vene né altri segni, quindi possiamo scartarlo perché sicuramente non è fertile e non ha iniziato a svilupparsi l'embrione. Sempre altro esempio, qui probabilmente l'embrione è morto proprio il primo giorno perché c'è giusto un segnettino rosso che non riesco a farvi evidenziare dalla ripresa. E qua ad esempio vediamo, eccolo qua, piccolo segnettino. E non c'è nient'altro, quindi comunque questo al quinto giorno vuol dire che l'uovo è rimasto indietro ed è già morto, quindi sempre da scartare. Qui abbiamo un altro uovo, e infatti si vede anche agitandolo, si vede un piccolo nodulo nero, che quello lì è proprio il centro dell'embrione, dove sta iniziando a svilupparsi la testa. Quindi anche questo si può conservare, sempre al quinto giorno. Per questa volta è tutto, spero vi sia piaciuto il video, se avete domande o commenti scrivete. Ciao a tutti!